Buonasera cari amici, amici del Fulano, come di consuetudine, oggi 21 giugno, ci siamo sempre incontrati negli anni, che oramai sono già 19, e abbiamo sempre festeggiato questo solstizio d'estate con un bellissimo incontro. Quest'anno purtroppo è un incontro virtuale, mi dispiace veramente tanto di non poterlo vedere con voi e partecipare con voi. Comunque, questo incontro è dedicato alla donna, è dedicato al foulard e il nostro relatore, come sempre, sarà Samuele. Buonasera, sono Samuele Magri, storico dell'arte della moda e ho avuto il piacere di accogliere l'invito per questa presentazione. Grazie appunto all'Associazione degli Amici del Foulard. Oggi noi vedremo insieme un piccolo excursus di immagini di uno dei periodi più belli della storia della moda del Novecento, cioè gli anni 60. Come sapete, gli anni 60 sono un momento di passaggio. Abbiamo un prima, pensiamo appunto a Dior, al New Look, allo stile degli anni 40-50, in cui vediamo ancora richiami al passato, richiami alla moda dell'Ottocento, delle corti, e invece il futuro dall'altra parte. Perché come sapete, negli anni 60 abbiamo l'evolversi di un nuovo tipo di moda, la moda dei giovani. Già negli anni 50 iniziamo a sentir parlare di teenagers, quindi penso ad esempio a James Dean, o penso a Marlon Brando per il mondo del cinema americano. Però negli anni 60 abbiamo proprio l'affermarsi della generazione dei baby boomers, cioè di tutti quelli che sono nati dopo la Seconda Guerra Mondiale. E la moda sa come rispondere, perché ovviamente questi giovani che vogliono differenziarsi dai loro genitori, e questa cosa è nuova perché in precedenza giovani adulti vestivano allo stesso modo, solo i bambini erano in parte differenziati dagli adulti, vogliono appunto fare la differenza e quindi vogliono vestirsi con abiti nuovi, abiti giovani, abiti freschi, e però dall'altra parte non hanno la possibilità economica dei loro genitori, mentre i loro genitori possono anche spendere a volte in sartorie o alta moda, loro hanno delle entrate molto più ridotte, quindi hanno bisogno di prodotti a buon mercato. Quindi, mettendo assieme moda giovane e buon mercato, nasce davvero il mondo del prêt-à-porter, del ready-to-wear, che aveva visto la sua nascita in America negli anni 30, il suo sviluppo, un inizio di sviluppo dopo la Seconda Guerra Mondiale in Europa, ma che si afferma davvero negli anni 60. E come sappiamo, una delle città più iconiche di questo mondo è Londra, assieme però a Parigi, assieme a New York, assieme a Roma, a Firenze, per cui vediamo queste città però con una prospettiva particolare. Il foulard che è sempre un accessorio importante nella vita delle donne di questo momento, perché come sapete era quasi impensabile che una donna potesse uscire con la testa non coperta, non era una visione molto bella. Oggi noi non ci siamo più abituati a questo, però in passato il foulard aveva la funzione di arricchire la conciatura, oppure si portava intorno al collo, si poteva portare come decorazione delle borse, per cui vedremo assieme il foulard in questo momento speciale, cioè il decennio degli anni 60. E quindi, come immagine iniziale, ho portato questa visione di una serie di foulard dai colori sgargianti e iridescenti. Ricordiamo che gli anni 60 sono il momento dei colori psichedelici, pensiamo appunto alle mode di Londra o anche a Emilio Pucci, per esempio. E da qui allora mi piace iniziare parlando della Londra degli anni 60. E una delle figure più iconiche della Londra degli anni 60 era senza dubbio Mary Quant. Come sapete, Mary Quant, famosa per il suo negozio Bazaar, era accreditata all'epoca come una delle inventrici della minigonna. Anche se, come sempre, lei rispondeva: "Ma
non sono io e non è nemmeno Currege ad aver inventato la minigonna, ma piuttosto la minigonna è stata inventata dalla strada. Quindi si vede che la moda dei giovani inizia ad avere forza nel mondo della moda tutta, in qualche modo. E quindi Mary Quant qui è rappresentata da quel foulard di taglio irregolare. Che cos'è che caratterizza le creazioni di Mary Quant? Di sicuro i colori vivaci e accesi, che sono molto diverse rispetto alle creazioni dell'alta moda precedente. Pensate ai colori pastello che usava Dior, ad esempio. E poi si riconosce subito che è una creazione di Mary Quant perché ci sono le margheritine. Come sapete, le margherite erano il simbolo di Mary Quant, tanto che accanto al logo Mary Quant c'era una margherita. E come vedete, in questo foulard c'è anche la firma di Mary Quant, quindi è proprio un prodotto tipico della sua attività. E se noi andiamo avanti, possiamo anche capire la grande rivoluzione portata da queste gonne corte con un fatto accaduto nel 1965. Uno dei volti più noti della moda inglese era la modella Jean Shrimpton, che era andata in Australia alla corsa di Melbourne nel 1965 e aveva una gonna molto corta. Lei non ci aveva fatto tanto caso, era solita portarle corte. Poi vedete che era andata a capelli sciolti, senza guanti, ma questo fece uno scandalo enorme. Tanto che lei il giorno dopo ha dovuto chiedere pubblicamente scusa per come si era vestita, perché era inconcepibile vestirsi con gonne così tanto corte. Si vede bene, ad esempio, nella foto a sinistra, perché si vede una donna vestita come ci si aspettava che le donne fossero vestite alla corsa. Quindi, collana di perle, borsetta, guanti, cappellino, occhiali. E questo ci dà quindi bene la misura di quanto fosse rivoluzionario l'arrivo della minigonna. E a destra vediamo la nostra Jean Shrimpton che indossa un foulard di California Dress Co. in una foto del famoso fotografo John French. Notate la bellezza del suo viso e come viene sottolineato da questo foulard ricoperto anche in questo caso di margherite. Chiaramente, se noi vogliamo in qualche modo rivivere questo momento così iconico per la Londra del Novecento, non possiamo dimenticare di vedere il film di un celeberrimo regista italiano, cioè Michelangelo Antonioni, che nel 1966 ha creato una delle sue opere più belle, Blow Up, proprio ambientandola a Londra. Il fotografo protagonista è ispirato ai famosi fotografi dell'epoca e in questo film partecipa anche Vanessa Redgrave, che è una delle attrici britanniche più celebri in assoluto. E come vedete, lei intorno al collo porta un piccolo foulard chiuso da un piccolo monile metallico. E notate anche l'eleganza con cui sta fumando la sua sigaretta. E per capire bene lo stacco rispetto al mondo precedente, dobbiamo ricordare che proprio negli anni 60 una delle icone più importanti del mondo dell'alta moda parigina, Balenciaga, decide di chiudere. Perché nel 1968 capisce che ormai non è più il tempo dell'alta moda e dice che semmai avrebbe dovuto adattarsi ai nuovi canoni del prêt-à-porter. Ma essendo ormai a fine della carriera, per lui non aveva senso, ci sarebbe voluto molto tempo. È interessante vedere come in qualche modo lui lavorasse in un modo totalmente diverso dai suoi avversari, perché lui creava davvero delle creazioni innovative. Guardate questo abito da cocktail del 67, ha la forma di una busta, non si è mai visto niente del genere. Non a caso Dior lo aveva chiamato il maestro di tutti noi perché era Balenciaga che creava le mode, poi gli altri andavano dietro. E se notate, l'acconciatura di questa modella è decorata con queste piume, i cappellini di Balenciaga erano molto noti per la
stranezza in qualche modo, perché erano davvero stravaganti. E il foulard che voi vedete a destra, un foulard di lana, segue anche i canoni di Balenciaga, perché Balenciaga usava colori molto strani, ispirati dalla Spagna in cui era nato, quindi poteva usare verde bottiglia, poteva usare nero. In Che questo c'era caso, già. sì, prego, prego. In questo caso vedete che si usa un marrone arancio, che chiaramente non è il primo colore che ci viene in mente per un foulard. Quindi aveva questo mix di colori insoliti, anche il nero altro, e di fantasie insolite appunto per il foulard. Si vede quanto fosse un genio isolato anche in questo. E chi seguiva la moda di Balenciaga era senza dubbio, ad esempio, Givenchy a Parigi. E chiaramente la donna rimasta musa di Givenchy è sempre stata la nostra Audrey Hepburn, che attraverso vari film, immagino ad esempio Colazione da Tiffany, ma tantissimi altri, ha sempre indossato abiti di Givenchy. Tanto che ha scelto anche di sposarsi nel suo secondo matrimonio proprio in un abito di Givenchy. E come vedete, in questo caso il foulard diventa velo nuziale rosa. Non è strano vedere questo perché ricordiamo che in passato le donne usavano indossare un velo per andare in chiesa, in questo caso tanto più considerando che è il giorno del matrimonio. Però è interessante notare appunto che in questo caso il foulard diventa velo da sposa. E la nostra Audrey Hepburn però ha indossato anche abiti creati da altri grandi creatori di moda del momento. Ad esempio, qui vedete che per il film del 66, Due per la strada, aveva indossato uno degli abiti creati con maglia metallica da Paco Rabanne. Paco Rabanne che all'inizio aveva iniziato creando accessori per Balenciaga e poi aveva iniziato a creare la sua moda avveniristica. Perché avveniristica? Perché negli anni 60 sia la Russia che l'America cercano di andare nello spazio e questo porta una grande fresca ispirazione nel mondo della moda, perché tutti vorrebbero creare la moda del futuro. Quindi Paco Rabanne, Courrèges, Cardin hanno creazioni che ci parlano di come ci vestiremo nel futuro e abbiamo anche materiali insoliti. Il metallo, la plastica, la carta e tantissimi altri. E qui si vede bene l'innovazione anche nel disegno del foulard perché vedete delle forme geometriche astratte. Ricordiamo che negli anni 60 ormai la pittura astratta e l'arte astratta si andava affermando dopo decenni in cui era rimasta in una nicchia per appunto pittori molto d'avanguardia. E dall'altra parte si afferma anche l'optical art, che usa sempre forme geometriche. Quindi il nostro Paco Rabanne non ha problemi a usare queste forme geometriche per il suo foulard. E se andiamo a vedere Pierre Cardin, possiamo dire le stesse cose. A sinistra vedete le immagini di una famosa collezione del 65, noterete che la modella a sinistra ha un cappellino che sembra un casco da tuta spaziale. E notate anche le forme geometriche usate per gli abiti o i colori brillanti. E le stesse forme geometriche si vedono in quel foulard di Pierre Cardin che voi notate a destra. Notate anche poi i colori insoliti, questi abbinamenti, questo viola con il marrone. Per cui si vede bene proprio lo stile tipico del decennio e di una certa moda futuristica. E se parliamo di moda del futuro, non si può non ricordare Barbarella. Barbarella è stato un famoso film con ispirazione fantascientifica con protagonista Jane Fonda. Jane Fonda nel film indossava abiti di plastica creati proprio da Paco Rabanne, qui la vedete sulla copertina di Life, e a destra invece è in una posa più tradizionale, mentre indossa un grande foulard à pois per il film Crisantemi per un delitto del 63.
e come sapete ancora oggi è sulla cresta dell'onda con la sua attività di attrice e di attivista. Quindi è una donna che ancora riesce a essere famosissima pur essendo presente da decenni nel mondo dello spettacolo. E se parliamo di America, non possiamo dimenticare anche i grandi scandali della moda di questo momento. Pensiamo per un attimo a quello che era successo nella moda mare di questi anni. Negli anni 50 era veramente inconcepibile indossare un bikini, perché il bikini lasciava scoperto l'ombelico, era qualcosa che non si doveva fare. Quindi pensate a che effetto ha fatto la proposta dell'austriaco, però operante in America, Rüdiger Reich, che ha lanciato il topless, quindi qualcosa di veramente nuovo, che all'epoca fece uno scandalo enorme. Però è interessante perché anche qui si vede la moda del futuro, ed è così che Rüdiger Reich presenta le sue creazioni. Nel 70 fa anche collezioni unisex, e qui si vede bene come le sue idee innovative vengono presentate anche per i foulard. Notate appunto il foulard con la grande scritta Rüdiger Reich usato per coprire la testa, ma poi accompagnato da infinite serie di lettere. Quindi, chi mai si era immaginato dei foulard totalmente astratte in qualche modo? Per cui notate anche qua come la innovazione che abbiamo trovato a Londra e in Francia sbarca anche in America. La prima donna però dello stile americano era senza dubbio Jacqueline Kennedy, che aveva uno stile totalmente diverso. Lei incarnava l'esempio della perfetta padrona di casa, della donna perfetta in qualche modo. Lei, come sapete, amava molto lo stile europeo, tanto che venne pure criticata per amare troppo gli abiti dei creatori europei, e per questo le venne messa accanto Oleg Cassini, che doveva creare per lei in esclusiva abiti, in modo da far vedere che lei si vestiva americana in qualche modo. E qui la vediamo in due momenti. A sinistra, nel momento in cui lei partecipa all'ingresso del presidente Kennedy nel suo mandato, quindi il primo giorno del suo essere presidente degli Stati Uniti, il 20 gennaio del 61, vedete che indossa un cappellino. Quel cappellino è passato alla storia, è stato creato da Alstom, che poi diventerà un famoso creatore di moda. C'è da dire che lei in realtà odiava i cappellini, però lì era costretta a indossarlo, essendo appunto nello stile. E dall'altra parte invece la vediamo in un'immagine più privata, nonostante tutta la presenza del pubblico festante sul retro, cioè il momento in cui lei sta uscendo dalla chiesa il 2 luglio del 61 dopo la messa. Quindi vedete che lei indossa questo foulard, quindi in un momento privato chiaramente è più immaginabile un foulard con cappellino. Notate l'elemento alla moda del momento, che è passato alla moda solo dopo poco, cioè i guanti, poi la borsetta, tutto quello che poi cambierà in qualche modo. E di Jacqueline Kennedy mi piace anche mostrarvi un'immagine privata. Qui vedete la mamma in qualche modo, la vedete mentre abbraccia il figlio John Kennedy Jr. nell'estate del 63 nelle foto di Mugshot. E notate gli accostamenti di colori, si vede che siamo in estate perché lei indossa un foulard rosa che si abbina perfettamente con i decori del suo vestito, si vede che è un qualcosa di estivo. Invece, una delle donne più celebri d'America era senza dubbio l'attrice Liz Taylor. Come sapete, Liz Taylor, famosa per la sua vita privata, per i suoi tanti matrimoni, era anche un'attrice magnetica. Pensate a film come Improvvisamente l'estate scorsa o Venere in visone, che sono di questi anni. Però in questo caso mi piace ricordarla mentre gira a Roma Cleopatra nel 1963. E a destra invece la vedete nella sua vita
fuori di scena mentre indossa questo bel foulard in testa che sottolinea l'ovale del viso. Perché mi piace parlarvi di un film girato in Italia? Perché in questo momento siamo all'apice della dolce vita. Ricordiamo il film appunto con lo stesso nome di Fellini. Ricordiamo questa connessione fra gli attori di Hollywood e appunto la città eterna. Alcuni anni prima la stessa Audrey Hepburn aveva girato Vacanze Romane, quindi una certa idea di bel mondo collegato con la città di Roma aveva creato il retroscena perfetto per le case di moda del posto, negli anni 50, le Sorelle Fontana o Emilio Schubert. Se noi invece andiamo avanti, troviamo icone italiane nel mondo. Pensate a Sofia Loren. Sofia Loren nel 63 gira Ieri, Oggi e Domani. È un momento importante della sua vita. Lei pochi anni prima aveva girato La Ciociara e aveva vinto un Oscar. E adesso gira uno dei suoi film più importanti in un momento difficile della sua vita, perché durante appunto le riprese del film lei perde un figlio. Sappiamo che lei aveva problemi a portare a termine le gravidanze, quindi lei pensa addirittura di abbandonare tutto, pensa di non proseguire la sua carriera di attrice. E poco dopo viene fotografata da Life Magazine nel 64 nella sua villa in Italia. E fra le varie foto mi piace farvi vedere questa immagine in cui il foulard rosso ha lo stesso tono di colore dei papaveri che lei porta in mano, quindi fa vedere un'immagine della vita privata di una star veramente famosa in tutto il mondo. E poi, parlando di foulard, non possiamo dimenticare Emilio Pucci. Emilio Pucci è stato uno dei grandi nomi della moda fiorentina nel mondo. Ha partecipato alle prime sfilate di Palazzo Pitti. Ed è passato alla storia per la qualità dei suoi tessuti e per i colori e le fantasie dei suoi tessuti. Chiaramente, parlando di tessuti, non possiamo dimenticare il foulard. Quindi vedete a sinistra un'immagine che rappresenta Emilio Pucci mentre sta presentando ad una cliente un grande foulard nella sua boutique creata nel Palazzo Pucci, qui a Firenze, e a destra c'è un'immagine davvero iconica. Il nostro Pucci è seduto sull'erba con sullo sfondo la sua città e soprattutto un pannello decorato con vari foulard creati da lui. Noterete che l'ultimo foulard in basso a destra ha un padiglione che è ripreso dalle creazioni di Botticelli e che ritorna anche sull'abito della modella a destra. E notate anche che Emilio Pucci si appoggia a un tavolino che è decorato con un altro foulard. Quindi qui vedete bene quanto l'arte del foulard fosse importante per Emilio Pucci. E Emilio Pucci asseconda anche una delle in qualche modo ispirazioni più tipiche degli anni 60, che è quella della moda che guarda all'Oriente. In questo caso la modella indossa una sorta di creazione di ispirazione quasi arabeggiante, in qualche modo, però totalmente rivisitata con i colori delle fantasie Pucci. E noterete che in testa, in questo caso, il foulard diventa turbante. A sinistra invece vedete Emilio Pucci mentre sta lavorando alle fantasie dei suoi tessuti. Se ricordate, Emilio Pucci ha una grande importanza per le stamperie di seta del Comasco, perché solo intorno al Comasco si può avere quella qualità di stampa così difficile da ottenere che lui voleva avere per i suoi tessuti. Se vi ricordate, all'inizio lui parte prendendo ispirazione dai colori del mare del Sud Italia, dalla Grotta Azzurra. E poi
diventa quello che tutti noi conosciamo, una delle figure più iconiche della moda italiana fra gli anni 50 e 60. Però non c'era solo Emilio Cucci. Infatti, a Milano era presente anche Ken Scott. Ken Scott è un creatore americano che nasce come pittore e poi si stabilisce in Italia per disegnare tessuti. Prima crea il marchio Falconetto, prendendo ispirazione dall'arte rinascimentale, e poi crea il suo marchio Ken Scott e li porta avanti in contemporanea. Qui a destra voi vedete un tipico esempio di foulard creato da Ken Scott, quindi come vedete è una fantasia di fiori di tutti i colori dell'arcobaleno che ben corrispondono anche con la verve della sua vita personale. Il nostro Ken Scott è stato uno fra i primi a immaginare un'immagine maschile più colorata e più vivace. Se guardate a sinistra vedete una foto di Ken Scott che indossa una giacca creata con un tessuto ideato da lui, quindi vedete tutti questi pampini d'uva, e quindi è in qualche modo la figura più adatta per parlarci del grande salto in avanti che fa la figura dell'uomo nella moda degli anni 60. Come sapete, dalla rivoluzione francese fino alla fine degli anni 50, l'uomo indossa abiti borghesi, borghesi nel senso di colori spenti del terzo stato, fra virgolette, quindi marroni, neri, non abbiamo grandi, in qualche modo, grandi figure coraggiose, ne spiccano poche. Invece, con gli anni 60, l'uomo inizia ad indossare di nuovo gli stessi colori che aveva abbandonato con la rivoluzione francese. Quindi non è strano vedere fantasie, nuove, colori sfavillanti, che sono gli stessi che Ken Scott usava per gli uomini e per le donne. E una delle figure più iconiche che ha vissuto fra anni 50 e 60 nel mondo della musica classica è stata Maria Callas. In questo caso la nostra Maria Callas ritorna a Roma nel 69 dopo alcuni anni dallo spiacevole episodio in cui aveva abbandonato la scena a metà appunto della rappresentazione e ritorna per girare il film Medea di Pasolini nel 69. Come vedete in questa occasione era molto distesa e sorridente e aveva un magnifico foulard bianco, blu e rosso che appunto le ornava il collo e che spiccava sul suo abito chiaro. Una però delle donne più iconiche in questi decenni è stata senza dubbio l'attrice e poi principessa di Monaco Grace Kelly. E Grace Kelly, come sapete, si collega perfettamente con la storia del foulard. Abbiamo due leggende distinte. In una leggenda, la nostra Grace Kelly va a visitare il negozio Gucci di Milano e incontra Rodolfo Gucci. Rodolfo Gucci vuole farle un regalo e lei chiede allora un foulard floreale. Rodolfo Gucci è disperato perché di fatto avevano foulard a tema equestre di ogni genere di fantasia, ma non con i fiori. E allora chiama il disegnatore a Cornero e in una notte egli avrebbe creato il foulard Flora, uno dei più iconici della storia del marchio, e questo nel 66. L'altra leggenda è di poco differente, dice solo che in pratica la nostra principessa stava visitando il negozio di Gucci a Milano sempre, Rodolfo Gucci voleva farle un regalo, è stato consigliato sul fatto che la principessa amava molto i foulard floreali, ma non l'aveva allora fatto realizzare il foulard Flora. È anche un mito il fatto che il foulard sia stato realizzato in una notte. In realtà abbiamo documenti che ci fanno vedere che a Cornero l'ha fatto molto velocemente, ma ci ha messo 8 giorni, quindi non è stato proprio una notte, però è bello immaginare appunto una notte sola per creare questo foulard. Questo foulard è passato alla storia non solo per la
la sua importanza nel marchio Gucci nel mondo della moda del Novecento, ma è passato alla storia anche per la tecnica, perché questo foulard usa 37 sfumature diverse di colore. Per cui capite, c'è veramente da svenire di fronte alla difficoltà tecnica, perché 37 diversi bagni di colore per un solo foulard sono qualcosa che accresce tantissimo il costo dell'oggetto, qualcosa che non faceva nemmeno Hermès. Hermès all'epoca aveva prezzi alti, ma più come rendita di posizione, ovvero se tu compri un foulard Hermès non puoi pagare poco. Invece nel caso dei foulard Flora di Gucci il prezzo era alto perché era davvero dispendiosa la tecnica usata per creare questi foulard. Dall'altra parte c'è chi ha collegato il nome Flora e l'ispirazione floreale con la nascita di Venere di Botticelli. E se notate, è interessante notare il fatto che i fiori sono tutti diversi in tutti gli angoli del foulard, quindi non c'è un disegno a specchio ripetuto che sarebbe stato più semplice da realizzare. Invece abbiamo fiori, mazzolini di fiori diversi in tutti gli angoli. Quindi capite bene quali sono i motivi che hanno fatto diventare questo foulard così iconico. Il fatto che sia collegato con Grayscale, il fatto che sia così difficile da realizzare. E non a caso a Cornero con questa creazione ha fatto diventare ancora più forte il suo legame con Gucci. Lui già lavorava dall'inizio degli anni 60 per Gucci e continuerà fino alla morte a creare foulard per lo stesso marchio. Ricordiamo che a metà degli anni 70 farà anche un secondo foulard chiamato Flora. E il nostro foulard ha ispirato anche degli abiti creati con lo stesso tessuto alla fine degli anni 60, come potete vedere le modelle che indossano questi mini abiti primavera-estate del 69. Mentre invece a destra vedete una giovane principessa Carolina di Monaco che indossa una camicia fatta con lo stesso tessuto, con la stessa fantasia. Ed è interessante perché ancora oggi una delle figlie è stata fotografata in campagne pubblicitarie di Gucci sempre con gli stessi foulard o con le stesse fantasie. Quindi ormai è proprio collegata all'idea del Principato di Monaco con il foulard Flora. Però Grace Kelly in realtà ha collegato anche il suo nome con i foulard di Hermès, perché il 30 agosto del 1959 è stata fotografata mentre saliva sullo yacht di Onassis per una vacanza, nuotata dietro suo marito Ranieri di Monaco, e dato che aveva un braccio rotto, lei usa un foulard di Hermès come sostegno per il braccio, quindi qualcosa di molto elegante. Chi mai si immaginerebbe di usare un foulard così prezioso per coprire il gesso in qualche modo? La scelta di Grace Kelly è stata anche molto appropriata, perché non ha scelto un foulard fra tanti, ma ha scelto un foulard dedicato al Principato di Monaco. Quindi il foulard Deo Iuvante Monaco del 57-58. Siamo sicuri che fosse questa versione con la cornice rossa, perché esistono anche foto degli anni 60 di un incontro fra Grace Kelly, il principe Ranieri e Jacques Cousteau. E le foto sono a colori e lei indossa la fantasia gialla e rossa, quindi dovrebbe essere lo stesso foulard. E se parliamo chiaramente dei foulard di Hermès, c'è solo l'imbarazzo della scelta, perché come sapete ogni anno vengono fatte decine di varianti diverse in colore e in disegno. Quindi ho scelto un po' in base ai miei gusti, mi piaceva questa fantasia di foglie appunto che crea un vortice nel vento, questo foulard del 1968 creato da Christian Vozel, si chiama Tourbillon, oppure per la sua immagine inusuale mi ha divertito molto questa immagine dedicata a una tavola imbandita, sembra per il Natale, vedete appunto ogni genere di frutto, ogni genere di dolce per decorare questa tavola.
ed è sempre dalla stessa creatrice del foulard precedente. Il foulard si chiama Gastronomie ed è del 1961. Parlando delle varianti, come sapete, Hermès ha sempre creato tantissime tipologie di colori diversi per lo stesso disegno. Quindi, ad esempio, qui vi metto insieme sei foulard che hanno lo stesso disegno, ma abbinamenti cromatici differenti. In questo caso, i nostri foulard sono decorati con delle carrozze e vedete che il tema della carrozza, della caccia o altro rimane fisso fra i vari temi scelti per i foulard di Hermès. Questo perché sia Hermès che Vuitton, che Gucci si sono sempre collegati con un certo mondo, il mondo dei nobili, degli aristocratici o alto borghesi che vedono nella caccia l'espressione della loro casta sociale. Quindi chiaramente è lo stesso mondo che si vede rappresentato sui foulard. E poi, giustamente, dato che avete partecipato alla rassegna dedicata a Napoleone, organizzata dalla Fondazione Spadolini, mi pareva opportuno portarvi uno dei tanti foulard a tema storico francese creati da Hermès. In questo caso, ovviamente, l'ispirazione viene da Napoleone. E come vedete, abbiamo tutti i colori della bandiera francese e in queste scenette, momenti importanti della vita di Napoleone. Qui in questo caso il foulard è del 1963. E se restiamo in Francia, non si può dimenticare una delle donne più iconiche del decennio, cioè Catherine Deneuve, che è passata alla storia con film come Bella di Giorno. E la nostra Catherine Deneuve è stata una delle muse ispiratrici di Yves Saint Laurent. Come sapete, Yves Saint Laurent è uno dei più importanti creatori di moda del Novecento e dopo la sua collaborazione con Christian Dior inizia a creare indipendentemente per un marchio a suo nome nel 62. Qui vedete la nostra Catherine Deneuve che indossa una delle creazioni più iconiche di Yves Saint Laurent, cioè il famoso Premier Tuxedo, cioè quello smoking da donna che all'epoca fece sensazione. Le donne ormai indossavano pantaloni per attività pratiche o per vacanze o per accogliere ospiti a casa, ma nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere una donna in smoking la sera. Per cui immaginate che le prime clienti di Yves Saint Laurent che osarono indossare siffatta creazione per andare al ristorante a Parigi si videro le porte sbarrate in faccia, perché era inconcepibile per una donna andare in giro vestita così, fra virgolette. Pensate quanto sono cambiati i tempi. E a destra noi vediamo la nostra Catherine Deneuve che indossa un foulard di Hermès nel 1961 quando arriva all'aeroporto di New York, il JFK. È interessante perché si può risalire al foulard che lei sta indossando, che è questo foulard che voi vedete in versione viola, con appunto queste finiture da cavallo. È molto bella ed elegante la linea creata appunto da questi finimenti, anche il contrasto fra il giallo e il tono scuro appunto dei finimenti rispetto a questa bella cornice viola. E poi arriviamo alla fine del nostro decennio, che è un momento veramente di stravolgimento totale. Mi piace partire dalla foto a sinistra, che viene da una rivista dell'epoca, Twiggy come in un album dei ricordi. Se vedete bene, la nostra Twiggy sembra uscita dalle foto degli anni 40. Notate le scarpe con il tacco tozzo, notate l'acconciatura con i capelli lunghi, come si usava nei primi anni 40, nel periodo della guerra. E questo perché? Perché gli anni 60 hanno anche un'altra sfaccettatura. Non c'è solo la corsa al futuro, la corsa alla moda del domani, ma c'è anche un romantico guardare al passato. Come accade in tutti i revival, di solito il revival si rifà 30 anni prima. Quindi adesso, nel 2020, i ragazzi di oggi stanno guardando agli anni 90. Vedete che c'è sempre un
un intervallo più o meno simile. All'inizio degli anni 70 avremo la famosa collezione di Yves Saint Laurent dedicata alla Parigi occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, oppure abbiamo a Londra il famoso negozio di Biba che guarda appunto alla moda del passato. Qui mi piace parlare di uno dei più grandi stilisti italiani del Novecento, cioè Walter Albini. Anche Walter Albini ama molto la moda del passato, in questo caso si vede bene appunto dalle creazioni indossate da Twiggy nella foto a sinistra. In questo caso Albini lavora per Billy Ballo ed è la collezione azzurro del 69. Invece a destra voi vedete che Twiggy indossa un foulard che ci parla ormai di uno stile nuovo, non è più la bambina dei primi anni 60 con i capelli corti che sono stati portati avanti da Mary Quant, ma è un'immagine un po' bohemienne che ha un'ispirazione sia al passato ma anche a culture diverse e quindi ci si può collegare con quello che facevano i Beatles esattamente negli stessi anni, cioè il grande passaggio fatto dall'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, in cui i nostri Beatles non sono più i ragazzi vestiti con abiti ispirati da Cardin, Maud, ma sono ormai dei ragazzi vestiti in stile che noi potremmo definire oggi hippie, quindi capelli lunghi, cosa che all'epoca per gli uomini era inammissibile, baffi e divise ultra colorate per prendere appunto in giro il militarismo dell'epoca. Ricordatevi le manifestazioni contro la guerra del Vietnam, le manifestazioni di studenti e lavoratori. È un momento di vero fermento e la moda acchiappa subito questa novità. Quindi vedete che la modella a destra indossa un abito che non si rifà più alla moda del futuro, ma si rifà alle tradizioni folcloristiche del mondo. Il foulard in questo caso diventa quasi una sorta di foulard da zingara, però una zingara rimmaginata nel mondo delle favole di lusso. E in questo caso è una creazione di Giorgio di Sant'Angelo, che in parte è italiano ma lavora soprattutto in America, creando bijou e creando abiti. Vedete quanto la moda fosse pronta ad assorbire dalla strada, perché come potete ben immaginare i ragazzi di Woodstock mai si sarebbero immaginati di finire in passerella, ovviamente, però ci finirono, perché se guardate questa bella creazione di Yves Saint Laurent vedete che c'è un assorbimento e ricreazione di quello che avveniva nel mondo circostante. Quindi vedete una modella vestita con un abito dei colori scargianti. E bisogna ricordare che solo Yves Saint Laurent è riuscito a dominare colori così discordanti in un modo perfetto, era davvero un mago dell'abbinamento dei colori, e vedete che il foulard, anche in questo caso, ha la sua parte predominante per concludere questo look. E quindi, con questa immagine ispirata al futuro, che sarà da base agli anni 70, mi piace concludere questa presentazione ringraziandovi caldamente per l'attenzione. Grazie, a presto. Grazie Samuele. Mi raccomando, cari amiche, da domani bisogna sempre portare il foulard. Ricordatevi che questo è un accessorio veramente meraviglioso, molto versatile. Colgo anche l'occasione per augurarvi una buona estate e anche insieme al nostro consiglio direttivo con Patrizia, Giovanni e Corinne. Allora, anch'io saluto tutti voi augurandosi di vedersi a settembre dopo questa lunga quarantena che abbiamo fatto, e così insomma saremo tutte più rinforzate, rinfrancate dopo questo periodo tremendo, per cui mi auguro di rivedersi molto molto presto.